Il caso del film Arminuta ha riacceso il dibattito sull'Abruzzo fuori dalle grandi produzioni dopo la presa di posizione dell'attore abruzzese Lino Guanciale, responsabile per il PD del settore cultura. La Film Commission di fatto esiste dal 2017, ma solo sulla carta. C'è una legge del PD, di cui fu promotore Pierpaolo Petrucci nella precedente legislatura, ma ora c'è inerzia da parte di questa amministrazione regionale, sostiene il PD, per bocca del capogruppo in regione Silvio Paolucci. Intanto vogliamo ripristinare una verità. La legge sulla Film Commission nasce grazie al Partito Democratico, in particolar modo grazie al consigliere Pietrucci nella scorsa legislatura. È stata nuovamente novellata con un'ulteriore norma durante la discussione per il Cura Abruzzo 1 e 2 e anche vi sono stati degli stanziamenti di risorse. Il dibattito che è esploso in seguito al tema del film e del testo e del libro che ha vinto il Campiello l'Arminuta nasce proprio perché c'è stata una inerzia da parte di questo governo regionale che, voglio ricordarlo, ha avuto a disposizione 341 milioni di euro di rimodulazioni di risorse del master plan con gli ulteriori 123 milioni del cosiddetto accordo provenzano poi erogato col nuovo governo dal ministro Carfagna. Dei 341 milioni di euro, zero da parte loro, l'emendamento da parte del gruppo del Partito Democratico e in particolar modo del collega Pietrucci, e zero iter normativo che pure la norma prevedeva la costituzione della fondazione. Quindi le responsabilità sono del governo regionale. La nostra proposta è che noi ci daremo da fare, mettiamo a disposizione, come oggi già la presenza dei sindaci dimostra, amministratori locali, e bisogna fare rapidamente rispettare la norma che avevamo approvato nella scorsa legislatura e anche in questa. Pietrucci invece ha ricordato che aveva anche presentato un emendamento che prevedeva lo strumento della fondazione con uno stanziamento di 100.000 euro, ma non si è fatto più nulla, anche se ha ribadito: noi non vogliamo entrare in polemica oggi, ma solo collaborare con l'assessore Damario, con il quale peraltro ci sono state già delle interlocuzioni. Serve che la fondazione, ha detto, come start-up coinvolga tutti, ci sono le condizioni per far bene, le risorse oggi ci sono, per far sì che l'Abruzzo diventi protagonista di una nuova stagione, creando opportunità e posti di lavoro. Un appello dunque al governo regionale per collaborare insieme, e c'erano anche i sindaci di Vasto Francesco Menna in collegamento e quello di Rocca di Mezzo Mauro Di Ciccio, proprio a testimonianza dell'apertura dei territori a progetti cinematografici che possono solo portare lustro e benefici ai territori.